L'ecopsicologia vuole essere l'antidoto alla diffusa rassegnazione all'evitabile, perché sembra che tutto ci spinga all'ineluttabilità della fine del mondo, che è paradossale. Il termine ecopsicologia è stato scelto proprio perché mette insieme eco, oikos, casa, e psico, psiche, anima. Mi piace definirlo come l'incontro tra due giovani scienze, l'ecologia e la psicologia, che in fondo hanno un secolo di età tutte e due, che solo apparentemente si occupano di cose molto diverse. Una si occupa del mondo esterno e l'altra si occupa del mondo interno, ma che invece hanno scoperto di avere molto da darsi reciprocamente, perché non possiamo davvero attingere alla motivazione più profonda e più efficace per diventare attenti al mondo esterno se non partiamo dal senso di coinvolgimento, di appartenenza che si risveglia dentro di noi. Quindi l'ecologia, l'ambientalismo, chiunque si occupa di risvegliare coscienza ambientale si è reso conto di aver bisogno di un ABC della psicologia per capire come arrivare alle persone, visto che né il catastrofismo né il far sentire le persone in colpa è efficace al fine di risvegliare coscienza ecologica. I singoli psicologi si sono accorti che andando in natura si sta meglio, anche se vanno in natura e chiacchierano di film di calcio di Rossetti. Se però le porto in natura con una centratura, ci piace chiamarla nell'ecopsicologia, quindi un portare l'attenzione all'interno, una maggior sensibilizzazione, ecco che si crea una situazione di silenzio interiore in cui diventa più facile cogliere quelle voci, quelle intuizioni, quella saggezza già insita in ognuno di noi, che però sussurra. Quando una persona affronta un percorso di questo tipo, più va a fondo dentro di sé e più scopre la connessione con la terra. Scopre questo livello che in ecopsicologia chiamiamo inconscio ecologico, che è la consapevolezza innata, iscritta addirittura nel nostro DNA, che noi siamo la Terra. L'ecopsicologia lavora in pratica sia portando persone in natura, nel portare questa attenzione alle piccole cose, si risveglia in parallelo un'attenzione anche alle sfumature, alle sensazioni, alle emozioni fugaci, alle idee che se non le acchiappo le perdo, che ci sono dentro di noi. Quindi andare in natura in un certo modo diventa un'occasione per avere degli apprendimenti che ci parlano proprio di noi. L'apprendimento continua a rimbalzare, imparo fuori, l'apprendimento arriva dentro, che poi si riflette in qualche cosa che mi permette di tornare al mondo fuori con una sensibilità maggiore. E l'ecopsicologia vuole anche essere di aiuto a questa voglia, bisogno di fare qualcosa che sia significativo, che dia un senso, che sia utile. Quindi accompagna a fare sì che ognuno si attivi nel suo piccolo, con quello che può, con quello che vuole, con quello che è capace di fare. Quindi fare sì che le persone non si perdano d'animo, far sì che le persone scoprano quel margine di libertà, creatività e responsabilità che hanno e che possono prendere in mano, ognuno al suo livello. La mamma magari educando i bimbi in un certo modo e dandogli il frutto invece che la merendina, portandolo al parco invece che al centro commerciale. La vecchietta in casa di riposo, invece che buttare via la bottiglietta con l'acqua rimasta, si occupa di quella piantina sul davanzale che gli inservienti non hanno il tempo di curare. Chi è sindaco di un comune riuscirà a fare qualcosa, chi è lavora in un'azienda riuscirà a farne un'altra. Nell'ambito della Società Internazionale di Ecopsicologia, che è nata nel 2005, è stato creato un termine, ecotuner. L'ecotuning è la facilitazione della relazione con la natura. Quindi l'ecotuning è soprattutto il campo di tutti coloro che vengono dal mondo dell'educazione ambientale, dell'animazione, del guardiabosco, del guardiaparco. Gli insegnanti degli asili nido sono giochi, è un'animazione che però non si pone solo l'obiettivo di far divertire, ma attraverso il far divertire crea opportunità per acquisire una maggior dimestichezza, familiarità, amicizia con l'ambiente naturale.
in tutti quegli ambiti in cui è stato perso, quindi soprattutto nel mondo urbanizzato, soprattutto rivolto a chi viene dalle città. Chi fa una formazione in quella che chiamiamo ecopsicologia applicata, se è psicologo, se vuole, si può autodefinire ecopsicologo. Se è counselor, si può definire eco-counselor, perché questa tra l'altro è una qualifica professionale che è stata riconosciuta da AssoCounseling. Se è coach, si può definire green coach, perché c'è anche proprio questo filone. E nella formazione vengono più o meno in uguali proporzioni professionisti dal mondo eco e professionisti dal mondo psico. Questa congiuntura si è rivelata estremamente fertile, estremamente interessante, perché sono professionalità che normalmente nella vita quotidiana non si incontrano e che hanno moltissimo da darsi. Quindi c'è un apprendimento reciproco, nascono dei progetti in comune, nascono collaborazioni, nascono amicizie, proprio favorite da questa interdisciplinarietà di persone che partecipano a una formazione comune. Io noto attorno a me una sensibilità sempre crescente. La noto negli allievi che arrivano, la noto negli allievi che rincontro e che mi dicono di tutti i cambiamenti e le crescite che hanno fatto, ma soprattutto lo noto quando vado in quegli ambiti in cui non si parla di ecologia o di ecopsicologia, quando vado negli ambiti aziendali. Il mio pubblico di adesso è diverso da quello di 12 anni fa. C'è più consapevolezza. Per me l'Italia che cambia è la possibilità di valorizzare quell'individualismo italiano che di solito viene considerato negativo. L'Italia è davvero un paese di artisti, davvero un paese di inventori, un paese di persone molto creative, molto inventive, che se vengono messe in condizioni di tradurre il loro progetto, la loro idea in qualcosa di pratico, sicuramente portano un apporto incredibile anche su un piano macro. Quindi Italia che cambia per me è la speranza di tante iniziative che vedo, perché anch'io giro tanto l'Italia col mio lavoro e ci sono tanti piccoli, è l'azienda agricola, è il professionista, tante idee bellissime. La possibilità che ci sia uno spazio per tutte queste idee di venire in campo imparando a fare anche quel salto al di là del piccolo individualismo, perché questo è quello che ci chiede la realtà attuale, e creare reti, creare collaborazioni, tenendo presente che il mio benessere sarà ancora maggiore quando sarà anche il benessere degli altri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.